Calcio e motori, una combinazione formidabile. Due passioni che da sempre sono in simbiosi. Controllare un pallone e guidare un'auto sembrano due esercizi semplici, ma non è così. Power 11 vi aiuterà a capire tutti i rischi e i pericoli da evitare alla guida di un'auto. In ogni puntata, un simbolo della AS Roma sarà impegnato in prove di guida sicura, test di abilità, prontezza e sicurezza. Ad assistere i giallorossi durante i vari esercizi ci sarà Gabriele Tarquini. 78 Gran Premi di Formula 1 disputati, un titolo British Tour Car Championship, un campionato europeo turismo, un WTCC e un altro titolo mondiale nel circuito FIA WTCR. Semaforo verde, Power 11, inizia! Aprilia, centro di prova pneumatici e formazione Bridgestone, uno dei complessi più attrezzati e più grandi d'Europa. Una bellissima giornata di sole accoglie il nuovo ospite speciale di Power 11. Chi avrà invitato questa volta Gabriele Tarquini al suo corso di guida? Benvenuti a Power 11. Oggi ospite particolare. Quando giocava a calcio era conosciuto per la velocità e i cambi di passo, quindi siamo nel posto ideale. Vediamo come se la cava. Marco Cassetti. Ha giocato nella formazione giallorossa per 6 stagioni, dal 2006 al 2012, vincendo due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana. Durante il suo periodo agonistico nella squadra della capitale, i tifosi della Roma lo hanno sempre apprezzato per la sua grinta e la sua voglia di combattere sempre. Marco è anche un grande appassionato di gran turismo e motori in generale. Riuscirà a stupire uno dei suoi piloti preferiti? Ciao Marco, ciao, benvenuto Gabriele. A Power 11. Ciao, come stai? Sei pronto? T'ho visto bello energico sul pedale del freno, eh? Pronto, sempre pronto. Mi piace che sei pronto perché iniziamo subito sul Mini Black Lake. Beh, facciamo due chiacchiere davanti a un caffè almeno. No, il caffè dopo, abbiamo tempo per il caffè. Diventerà un cappuccino però, perlomeno. Sì, dai, il cappuccino, vada per il cappuccino. Ti seguo allora. Gabriele Tarquini, in compagnia di Marco Cassetti, raggiunge la Hyundai Kona Turbo Benzina da 120 cavalli parcheggiata sul Mini Black Lake. Power 11 è in pole position. Questa è la nostra macchina che ci farà compagnia nella giornata di oggi. Ma tu, Marco, l'hai mai fatto un corso di guida? No, sinceramente no, e non vedo l'ora di provare proprio con te che sei il numero uno. Vedrai che ti divertirai e apprenderai anche qualcosa di nuovo e di utile soprattutto. Quella è la cosa più importante. La doppia schivata consiste in un doppio cambio di direzione a velocità costante. L'esercizio si effettua con una velocità iniziale intorno ai 65 km orari, per poi arrivare a toccare i 70 km orari con cambio di traiettoria sinistra-destra-sinistra e frenata con l'auto in posizione dritta. Utilità. Simula un duplice ostacolo improvviso su un'autostrada o una strada a doppia corsia, con possibilità di cambio di carreggiata. La difficoltà. Tendenzialmente si tende a frenare nel cambio di direzione, con conseguente perdita di aderenza e probabile sovrasterzo nel richiamo sinistra-destra-sinistra. La simulazione di un ostacolo improvviso, una colonna ferma. Nella colonna a fianco di sorpasso c'è la possibilità di evitare l'ostacolo. Okay. La frenata non è sufficiente per bloccare il veicolo, quindi cercherò di schivare e poi rientrare in carreggiata e fermarmi prima possibile. Ok. Voleva conoscere quello che andavamo a fare in questa giornata, però ecco, un approccio abbastanza timido. Conoscendolo da tifoso quando correva, è un onore essere qua con lui e provare a fare qualcosa di particolare, mai successo nella vita mia prima. Lo facciamo tutto in seconda, quindi cambio. Questo è un cambio manuale, prima di fermarci bisogna ricordarsi di schiacciare la frizione. Ci lanceremo qui, su questi birilli, andiamo nella nostra posizione. Com'è? Infatti in seconda 65 questa. Sì.
Seconda 65. Si può fare anche a 70, però diciamo che è un po' più complicato. Adesso ci cambiamo. Ah beh. E sei pronto. Che devo farlo due volte? No, lo facciamo 3-4 volte. Dritto, no? Sì, dritto. Facciamo 3-4 volte. Vai, vai, tranquillo. Mi aspetto un approccio razionale, non mi aspetto di abbattere muri o barriere o tanti birilli. La mia più grande paura è proprio il terreno bagnato. Ma se mi schianto? Ma no, non succede niente. Vediamo se riesco a metterla in pratica nel migliore dei modi. Schiaccia, schiaccia. Ok, tieni questa velocità. Vai, gira. Hai preso solo un birillo. Il primo. Hai girato un po' troppo presto. Spaccato completamente. Ci ho fatti i danni. Ok, tieni questa velocità giusta. Vai. Vai, vai dritto. Ecco, perfetto. Cioè, quello lì. Quello lì mi sta sulle scatole. Mi sta antipatico. Però questa l'hai fatta discretamente bene. Mi sta antipatico. Adesso cercheremo di farla l'ultima volta. È il terrore di girare prima. Ok. Vai. Percorso netto. Sei riuscito a non abbattere il birillo. L'hai sfiorato, Ti ho messo a ballare, però è rimasto in piedi. Quindi ti do 3 su 5. Grazie, molto gentile. Mark è andato come mi aspettavo. Come avevo immaginato prima, il terreno bagnato mi ha un po' frenato. Gli ho spiegato bene cosa andava fatto e cosa andava evitato. Però diciamo, dai, tutto sommato penso di essere andato decentemente bene. Gli ho dato un 3 gomme su 5. Il punteggio raggiunto da Marco nella prima prova è un 3 gomme su 5. Nonostante la delusione per non aver centrato il massimo del punteggio nel primo esercizio, Cassetti è comunque deciso più che mai a cimentarsi nella prossima prova. Tarquini ha fatto allestire il tracciato del mini Black Lake per il gioco bonus, il break and shot. Marco, tu eri un difensore, ma qualche gol l'hai fatto. Me ne ricordo uno a Lisbona, fantastico. Sono contento che tu ti ricordi di questo. Però penso che un gol con la macchina non l'hai mai fatto nella tua vita. Quello non sicuro. E oggi ci proveremo. Vediamo. Marco avrà a disposizione 3 tentativi per fare gol con la Hyundai Kona nella porta posta sul percorso. Ad ogni rete corrisponderà un punto nella prova bonus. Mazza, che botta! Io tiravo forte, non andavo tanto per il sottile, essendo un difensore non ero... Andavi di potenza, esatto, non di finezza. Assolutamente. Hai sfondato la porta anche in questo caso. Non era un bomber, ma dai. Con la macchina ci so fare. Questo gioco c'hai 3 punti, 2 punti l'hai già guadagnati, adesso vediamo se riesci a guadagnare il terzo. Ok. Lo vuoi fare col freno a mano? Sì. Prima giri e poi tiri il freno a mano. Gol! Bravo! Bravo, bravo! 3 su 3! Grande! La prova del gioco è stata superata abilmente da Cassetti, che viene giustamente premiato da Gabriele con il voto più alto, 3 gomme su 3. Marco, sei appassionato dei film americani degli anni 80? Sì, assolutamente. Vedrai che qui si alzerà il livello e ci divertiremo anche noi. Bene, non vedo l'ora. Ok, andiamo. Dopo la prova bonus è tornato il tempo di concentrarsi sugli esercizi di guida sicura. Il secondo esercizio è lo schiaffo. Tecnicamente si tratta di un'inversione rapida a 180 gradi,
si ottiene raggiungendo in retromarcia i 65 km orari circa e con una veloce sterzata si fa sbandare l'avantreno dell'auto fino alla rotazione di 180 gradi, quando inserendo la marcia avanti e raddrizzando il volante si riparte velocemente sullo stesso asse. Utilità: nell'impossibilità di procedere a causa di ostacoli improvvisi che bloccano la carreggiata, si opta per ripartire velocemente nella direzione opposta di marcia. La difficoltà: bisogna avere una rapidità nei movimenti sul volante e una coordinazione nelle tempistiche di attuazione per rimanere nella sede centrale. C'è bisogno di un controllo di macchine, anche di un'esuberanza diversa. Tecnicamente si tratta di uno schiaffo, cambio di direzione. Cioè andiamo in retromarcia e poi in marcia avanti. Pronto? Siamo a parte in retro, quindi? Sì. Togliamo i controlli, disattiviamo i controlli. No, come ti è sembrato? Difficile, no? No. Meno invasivo di quello di prima. Sono molto preoccupato. Sì, qua ci vuole del tempismo, della reattività, perché devi fare molte cose in un battibaleno. Padronanza del mezzo, ma anche divertimento. Vai! Dai! Vai, 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 vai! Adesso! Hai messo la terza, però l'hai fatto, eh? Bravo! Mi è partita la terza. Non fa niente, l'hai fatto benissimo. Bella questa, sta bella. Giù tutto, vai, 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 vai. Gira adesso. Bravo, adesso hai messo anche la prima, ok. Io qui ti do 5 su 5. Alla grande. Bravo, bisogna fare un sacco di cose in un lasso di tempo veramente. Alla grandissima. Marco si è lasciato andare. Penso bene, dai. Ed è stato bravo. Diciamo, ha stupito anche me. È stata una cosa molto intrigante, proprio anni 80. E non potevo non dargli 5 su 5. Vedi, allora, però grazie anche a Gabriele, i consigli giusti possono fare la differenza. Cassetti ha svolto in maniera perfetta l'esercizio e Tarquini ha deciso di ricompensare il suo ospite con il massimo punteggio, 5 gomme su 5. Dopo i due esercizi di guida sicura, è giunto il momento del banco di prova finale di Power 11, il circuito cittadino. Su questo breve tracciato, Marco dovrà fare molta attenzione ai pericoli che spesso possono capitare durante un tratto in città. Gli imprevisti possono essere rappresentati da ostacoli improvvisi, cambi di direzione e frenate d'emergenza. Sul circuito cittadino non so cosa aspettarmi, perché alla fine ci sono reazioni diverse a secondo del carattere. Ok, vabbè, ci siamo, lì siamo preparati. Qui c'è una simulazione di un percorso cittadino. Chiaramente non ci sono le difficoltà tecniche di un esercizio, ma ci sono le difficoltà della città. Quelle che incontri tutti i giorni con strada. Esatto, quindi bisogna avere senso civico, educazione stradale, rispettare la segnaletica verticale, quindi i pannelli, e quella orizzontale, quella che è stampata o pitturata a terra. Metterò il massimo. Speriamo che riesca a fare un percorso netto. Mi sembra una persona abbastanza razionale. Non voglio mettere le mani avanti, però sono abbastanza convinto di potercela fare. Mi aspetto un percorso netto. Frena, 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 frena. Io non ho visto la cosa in terra. Lui, siccome aveva la precedenza, certo, dovevi fermarti e farlo. Giustamente, eccolo, sì. Adesso la vedo. Ci abbiamo tempo per rifarci. No, per forza di cose bisogna rifarsi. Puoi andare, sempre 40, quindi prima, seconda, 40.
E qui giustamente ti sei fermato, c'è un signore col passeggino, poi c'ha la maglia fluo della Roma, non potevi non potevo sbagliare qua, non potevo. Ti sei fermato, adesso lui non vuole passare, però andremo tranquilli, tu ti sei fermato giustamente, ha dato la precedenza. Sì, perché avevo visto anche il cartello, esatto, dell'attraversamento pedonale. Mi raccomando, bisogna fermarsi sempre sulle strisce. In città loro hanno la precedenza, assolutamente. Poi rischiano. Assolutamente sì. Bravo. Qui chiaramente eravamo in un percorso extraurbano, quindi tu non facevi in tempo a fermarti, no. E hai... Avrei rischiato di fare qualcosa di peggiore rispetto alla schivata. Quindi hai schivato i ciclisti e ti sei fermato nel più breve tempo possibile. Qui la schivata che abbiamo fatto in precedenza ci ha dato anche una mano. Assolutamente sì. Giuffo! Perfetto! Mi hai detto pesta giù, io ho pestato giù. E ci siamo fermati, abbiamo salvato le paperelle. Ti devo togliere un punto. Giustamente. Il senso civico. Diciamo che non mi aspettavo il primo errore. Devo fare mea culpa. Al primo ostacolo sulla pista ciclabile sono stato poco attento. Poi ha fatto più attenzione. Al secondo attraversamento pedonale si è fermato. I ciclisti li ha evitati facendo una bella schivata. Ha fatto una bellissima frenata poi nella frenata d'emergenza. Siamo riusciti almeno a salvare quelle povere paperelle che stavano attraversando la strada. Gli devo dare 4 gomme su 5. Preferivo un 5 su 5, però giustamente Gabriele ha dato la sentenza. Giusto. È il calciatore che ha utilizzato più potenza nella spinta sul pedale del freno. L'ultima prova è andata discretamente bene e il punteggio lo testimonia. Marco Cassetti ha ottenuto un buon 4 gomme su 5. Ma che fine ha fatto Gabriele? Mi ha detto che mi avrebbe raggiunto qua. Io non vedo manco il bar qua. Questo mi sta prendendo. Marco, sei pronto? Poi Gabriele, ma che fai vestito così? Avevi promesso che c'era il bar per il caffè. Ma quale bar? Ci abbiamo tempo per il caffè. Adesso ti mostrerò una cosa meravigliosa. Guarda. Vediamo. Appero! Eh? Non com'è? Male. Adesso, Marco, scateneremo i 275 cavalli della i30N sui due circuiti della Bridgestone. Sei pronto? Alla grande, non vedo l'ora. Mi fido di te, Gabriele. Andiamo. Andiamo. Gabriele e Marco prendono possesso della Hyundai i30N. Un'auto altamente performante, pronta a dare sfogo a tutte le sue potenzialità sui circuiti Bridgestone. Motore caldo, caschi allacciati, si parte! Il primo circuito che la Hyundai i30N affronta è l'ovale. La pista è caratterizzata da due curve paraboliche, ognuna lunga 1 chilometro, che raccordano i due rettilinei lunghi anche loro 1 chilometro e larghi 35 metri. E il cui scopo è quello di mantenere alta la marcia dell'autovettura. La velocità massima consentita è di 250 km orari. Pronto? Alla giostra? Proviamo! Senti lo schiacciamento verso il basso? Sento che sto diventando un po' più piccolo. Un po' più basso. Che muovere la testa non è semplicissimo in quel momento. No, guarda un po' velocità. Ah, no, sono 2,40. 2,50, siamo arrivati al limite. Se no ci squalificano. Velocità costante o in accelerazione? No, velocità costante. Siamo all'attacco della rampa, mi metto una velocità e poi la mantengo per tutta la percorrenza. Però è importante attaccare la rampa alla velocità che poi, questo è 200, ci mettiamo a 200 e facciamo la rampa. Che dire? Bene, arrivare a determinate velocità, curve, con quelle pendenze, non è sicuramente da tutti i giorni. Terminato di girare sull'ovale, l'auto fa il suo ingresso nel dry handling. Ora si fa sul serio. Velocità, abilità, tenuta di strada. Per Marco diventa un'esperienza fuori dal comune. Velocità massima raggiunta? 150. 150.
fermava, ci credo manco se te. Però andiamo forte nelle curve, manco se ti vedo. Sembra, ma questa è bella perché è veloce, si butta dentro, cambio di direzione. La giornata termina come meglio non poteva per l'ex giallorosso che, appassionato da sempre di Gran Turismo, ha potuto gustare da vicino la bravura di uno dei suoi piloti da sempre più amati. Bellissimo. Fantastica, esperienza fantastica. Non frenava mai, però bello, bello. Si è divertito. Un pochettino avevo timore se si vede qualche faccia prima di qualche curva, sicuro. Poi vedi che non arriva mai la frenata mentre ti avvicini, quindi. Però bene, bravissimo Gabriele. Ha iniziato molto timidamente, un approccio razionale, però poi piano piano si è sciolto. È stato veramente bello, mi ha messo adrenalina, ma personalmente molto piacevole. Soprattutto con la Kona, perché l'ha conosciuta meglio, ha saputo trarre informazioni preziose per fare gli esercizi. Ci sono pericoli ad ogni angolo. L'errore che mi è costato un punto nel tracciato cittadino mi ha fatto capire quanto è importante riuscire a leggere bene la segnaletica stradale. Ha fatto tutto in una maniera graduale, molto consapevole di quello che stava facendo. Un'esperienza nel complesso molto molto educativa e positiva. Ha fatto tutto in crescendo. Marco Cassetti ha ottenuto questi punteggi. Per un totale di 15 gomme. L'esperienza Power 11 di Marco è terminata. E in compagnia di Gabriele Tarquini raggiunge la sua macchina. Marco, spero che la giornata sia stata bella per te. Assolutamente sì, è stata un'esperienza fantastica, quindi ti ringrazio nuovamente. In bocca al lupo e spero che oggi tu abbia appreso qualcosa per la guida sicura. Sicuramente. Ok. Ciao, alla prossima. Ah, Marco, scusa, il caffè, ti avevo promesso un caffè. No, lasciamo perdere. Un cappuccino. No, ma hai già agitato abbastanza oggi, quindi va bene così. Guarda, grazie di cuore, ma preferisco evitare. Va bene, però occhio alle strisce pedonali in città, mi raccomando. Assolutamente hai ragione, farò più attenzione sicuramente. Ok, mi fido di te. Ciao, ciao, grazie. Una delle più grandi scoperte che un uomo può fare, una delle sue più grandi sorprese, è scoprire che può fare ciò che aveva paura di non poter fare. Henry Ford.